Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste». Siate perfetti come il Padre vostro celeste. Qual è la perfezione di Dio Padre? Che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. La sua perfezione consiste nell'amare sempre e comunque, al di là del fatto che noi amiamo o no. E l'amore del prossimo? Per la verità, nella Bibbia non era detto di amare solo il prossimo, nel senso di colui che è della stessa razza e religione, né di odiare il nemico. Ma questa era la realtà di fatto, e spesso è così anche oggi. È scritto invece nel libro del Levitico: «Il forestiero dimorante tra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto». Sono parole ancora attuali anche per noi italiani, che per oltre un secolo siamo stati un popolo di emigranti e ce lo siamo scordati. Ora invece siamo un paese di immigrazione. Senza dimenticare che per almeno due millenni in Italia sono arrivate popolazioni di ogni razza. Il motivo più importante però rimane il fatto che siamo tutti figli e figlie di Dio. Lui non lo dimentica. Invece noi spesso sì.